praticamente ogni giorno fotografo quello che i miei occhi purtroppo vedono, cioè vedo degli aerei comunque che passano sulla mia testa, che non hanno nessun segno di riconoscimento, e fanno cerchi, fanno croci, comunque non mi sanno di aerei di linea. Anche in Sardegna sono centinaia le persone che quotidianamente avvistano, fotografano e filmano il passaggio di aerei che rilasciano a quote piuttosto basse delle lunghe scie bianche. La loro convinzione, che supportano con un'enorme mole di documentazione di varia natura, è che non si tratti di normali condensazioni create da motori jet, ma dal rilascio di sostanze chimiche per esperimenti militari di controllo del clima o per le radiocomunicazioni con possibili effetti negativi per la salute dei cittadini. Dopo che passa l'aereo, che rilascia la scia, praticamente questa scia rimane nell'aria, piano piano si allarga fino a formare poi una cappa nel cielo. In una bellissima giornata d'estate, si iniziano a intravedere questi aerei che passano e a metà giornata il cielo è completamente oscurato. Diciamo che è abbastanza logico dedurre il fatto che c'è qualcosa di anomalo. La tesi che non si tratterebbe di voli civili è avvalorata dal consistente materiale raccolto nell'Oristanese. Gran parte dello spazio aereo in quell'area è infatti interdetto ai voli commerciali. La zona rossa indicata dalla mappa sulle aerovie fornita dall'ENAV, l'ente nazionale per l'assistenza al volo, riserva quello spazio al sorvolo militare. Dopo una pausa estiva è ripreso un intenso traffico, puntualmente immortalato da centinaia di macchinette fotografiche, nell'isola come in molte altre parti del mondo, per un fenomeno che continua a far discutere e dividere l'opinione pubblica.